trasmettiamo i programmi dell'Accesso Regionale a cura del Corecom Piemonte. Salve, siamo con Roberto Sardo, presidente di ANMIL Piemonte. A Roberto Sardo chiediamo come l'ANMIL sta affrontando a livello regionale questo periodo e in che modo le vostre sedi stanno offrendo supporto ai cittadini e agli associati. Ricordiamo che l'ANMIL si occupa da circa 80 anni della tutela delle vittime del lavoro e anche di promuovere la cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, raccogliendo circa 350.000 iscritti in tutta Italia. Prego. Salve a tutti, innanzitutto. Le nostre sedi sono aperte in piena sicurezza, nel rispetto della salute di tutti, perché noi crediamo appunto che la prevenzione è un valore fondamentale per noi. Ciò significa che il personale delle sedi presidia tutti i giorni gli uffici, ma si alternano i dipendenti utilizzando lo smart working, mentre noi volontari, a qualsiasi titolo, ci accordiamo per non affollare la sezione. Ma allo stesso tempo riteniamo che sia molto importante essere presenti per offrire un supporto agli associati e ai cittadini, che purtroppo con questa pandemia che si sta facendo ancora sentire più soli e abbandonati. Il che è vero se si considera grave il grave ritardo che hanno accumulato dall'INPS e dall'INAIL nell'espletamento delle pratiche assistenziali e previdenziali, e questo è confermato dai nostri consulenti medici e legali. Quali sono i problemi che più frequentemente angosciano e preoccupano gli utenti? In particolare hanno il timore di vedere calpestati i loro diritti, di non essere ascoltati e di non ricevere informazioni corrette. Purtroppo accade spesso che chi subisce un infortunio oppure contrae una malattia professionale o peggio ancora perde un congiunto in un incidente sul lavoro si trova totalmente impreparato e più delle volte non intraprende le strade giuste. Questo vale ancora di più se si decide di procedere in giudizio contro un'azienda, perché i processi sono molto lunghi e non tutti i professionisti sono preparati a portare avanti queste cause così lunghe e complesse, dove le vittime sono sempre quelle che sono economicamente più deboli. Quali sono i servizi che ANMIL, le sezioni di ANMIL in Piemonte offrono sui territori? Sebbene la pandemia e le restrizioni abbiano inciso sulla nostra attività, ci siamo organizzati in modo da prendere appuntamenti, facciamo in modo che i soci possano affidarsi a noi liberamente con tutta tranquillità, anche perché il nostro personale è formato e specializzato, ma soprattutto è molto disponibile ed è attento alle condizioni delicate che le famiglie si trovano improvvisamente ad affrontare. In ogni caso offriamo informazioni, consulenza, assistenza su tutte le tematiche previdenziali legate soprattutto alla disabilità e diamo anche assistenza fiscale affinché possano conoscere tutte le agevolazioni di cui hanno diritto e che quindi possiamo in questo modo alleviare il peso economico per un'eventuale perdita di lavoro che hanno subito. Quali sono le principali rivendicazioni dell'ANMIL? In questo momento direi che la principale, noi cerchiamo di mantenere un confronto con le istituzioni perché vogliamo individuare il più possibile i miglioramenti sulla tutela delle vittime sul lavoro, in quanto il testo unico che regola i risarcimenti previsti dall'INAIL è stato emanato nel 1965 e molte di queste norme sono persino anteriori a questa data. Quindi in questo momento stiamo lottando per cercare di adeguare questo testo unico alle esigenze odierne. Bene, ringraziamo Roberto Sardo, presidente di ANMIL Piemonte, le auguriamo buon proseguimento. Grazie a voi.